vicino, mica ho qualche malattia. In realtà sì, c'è il virus. Della pellagra. Ok, guarda Dante, sembra Superman. Potresti farlo diventare un supereroe? No, e non è fatto, dobbiamo sincronizzare. Aspetta. Ok, oh, no, okay. Se no ci vediamo. Gira un po' lo specchietto. Sì, vado a casa anche se vuoi. Sembriamo fratelli. Senti che guarda che c'è già il delay sbagliato. Sì. Ma difatti qui non abbiamo... Sì, tu me l'avevi sistemato, probabilmente me l'hai sistemato male. No, in teoria ti avevo detto qua dobbiamo... Vabbè, ormai ne abbiamo iniziato a registrare. Basta far così. No. Ah. E no, devi fare... Ah. Ah. Esatto. Capisco. Loro non capiranno niente. No, perché loro vedono tutto normalissimo. Cioè, non è che metto una cosa... E poi... Ah, comunque. E poi scusate, devo fare un saluto speciale alla tipa che mi odia. Ciao, questo saluto è solo per te. Beh, non è solo per te, ci sono tanti tipi che ti odiano, salutale tutte. Vabbè, ok, ma quella proprio che scrive sempre i commenti che io sono come il prezzemolo. Ciao tipa che scrive. Io prima di iniziare questo video vorrei farti una domanda. Perché continua a fare video con te? Non lo so, perché Andre continua a fare video con me? Non lo so, scrivetelo pure nei commenti voi, vediamo se qualcuno lo indovina. Perché siamo qui oggi? Oppure iniziamo, visto no, che in teoria... esatto, il video si va... E ciao a tutti, ciotolini, e bentornati in un video di una oltre qualità, ma proprio di un interesse proprio all'estremo. Perché sennò guardo lì, almeno guardo lì. Ah, ok. E praticamente ho deciso di portare un format innovativo e mai visto né sul mio canale né... No, è innovativo. Disegna la creatura. Ti faccio vedere un oggetto. Disegna i proverbi con lo scotch. No. Disegna la creatura con lo scotch. Esatto, scotching challenge per tutti. Quello che mi mette in testa è... È innovativo, non puoi saperlo. No, lo so bene. E com'è è innovativo? Allora, sono le 14.35, io sì. Alle 3.10 massimo devo vedermi con le mamme al parchetto. Quindi taglia corto l'intro e iniziamo bene, subito. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e... Sei tu che fai i casini. Oh, non è che ci vuole molto. Scotch in testa, si scrive una parola e l'altro deve dire, deve indovinare cos'è. Sì, ma scotching l'hai inventato. Sì, è un mio format. Okay. Comunque, se non avete capito il video, basta che vi guardate i 736 che ho fatto nel canale. Chi vuole iniziare? Io. Ok. No, io che indovino. Quindi ti storpio. Sì, ma scrivilo qua, perché sennò capisco con le lettere cosa scrivo. Sì, sì, non ci credo, non ci pensare neanche. No, non ci provare. No, dai, scrivi sullo scotch, no, lo vedo. Quanta fronte c'è? Che tu c'hai il testone. Ma sento cosa scrivi. Io faccio anche i capelli, però. No. Stai guardando già? Cioè, allora, non funziona così. Sono in crisi. Allora, tutti voi... lo stai guardando? No, non ho guardato, giuro. Dovevi stare chiedendo perché ho scritto sta cosa, perché non so pensare. E quindi in questo momento... Ok, allora vuol dire mente... che... No, vuol dire che allora hai guardato e c'era un oggetto... Bottiglia, iPad, Minions, cappellino, Alexa, allora, pennarello, scotch, l'unica regola bicchiere. È... Che io posso rispondere solo sì o no. Pennarello è una parola che si... Compra 10 confezioni di no, pennarello. Alexa, grazie. Stop! Allora, iniziamo. Sì. È un oggetto. Sni? Dai, non è neanche... È qualcosa che si trova in questa stanza? Dipende. È una cosa che si possiede? Non... No. Ah, non è una materiale. Persona. Non è una persona. È un sentimento. Sì, lo possiamo mettere, sì. È un cioè, nel senso, come per dire rabbia. Sì, diciamo. No, no, allora. Non so perché mi è venuto in mente quello, non te lo so dire. C'entra con te? Beh, io sono portatore sano. Diabete? No. C'entra con me? Dipende. Tu pensi di sì, ma in realtà le persone no. Cervello? No. Simpatia? Potrebbe essere nell'argomento, diciamo. Ok, allora, con Dante c'entra? Sì, ogni tanto sì. Ti aiuto dicendo che è una parola inglese. Vabbè, no, ma non è scotching challenge in inglese. Sì, è scotching challenge, sennò era carta adesiva challenge. Brain? No. Ma è una parola che io utilizzo? Sì. Sì, sotto forma di... Non posso rispondere, sì. È una parola che io italianizzo? No. No, tua mamma c'entra? Cosa c'entra? Non lo so. Cosa cacchio stai pensando? No. Ah, a proposito, vabbè, li ho presi perché è arrivato il tuo mamma. Mi ha chiamato. Mia mamma ti ha chiamato? No, il corriere che è giù. La tesoro per mia mamma? Dimmi pure cosa devo fare con il computer. Dattelo in faccia. Già, già.
Niente amore, tra un attimino che sto finendo il coso di Andre. Ascoltami, è tipo un sentimento. Potresti una parola in inglese. Il fantastico video di Andre. Il fantastico video di Andre, una parola in inglese che c'entra con me, a volte anche con Dante e con te. Parola in inglese. Scusa. Ci sono Marzia, aiuterà sicuramente. No. Se facci prima mettere la frontale, mandagli una foto. Qualcuno ha scorreggiato? O sei tu o è lui? Non lo so. No, ho fatto. No, Andre, devi dare un indizio, sono troppo. Bypass. Ci sono. Eh? Bypass. Cosa vuol dire bypass? Tu mi hai una parola in frog. No, hai detto. Battle. Con un sentimento dovrebbe aiutarti un po'. Feeling. No. Shiny. Allora, se ti dico l'unica vera motivazione per il quale ho aperto il canale. Per fare soldi. E allora sto sbagliando tutto, direi. È l'unica motivazione per cui ho aperto. Perché ti ho obbligato io. Ok, nel mio canale faccio video per il cane, per divertire le persone. Allora, io non porto politica, i pantaloni, sport, robe serie. Ok. Perché voglio un canale divertente, funny. Come si mi... più o meno. Comics. Più o meno. È difficilissimo. Smile. Smile. Com'è che ti è venuta di fare? Non smile? Lo so, boh. Ah, ok. Perché, allora, sai com'è? Smile. Ora vi dirò la verità. Basta che facevi Dottor Smile. Volevo che scrivere... ci stanno sponsorizzando, facevi così. Volevo scrivere Smoothies, però ho detto, magari sbaglio a scriverlo. Ho iniziato SM, ho detto, oh, merda, e mo cosa scrivo con SM? E allora non ho messo guardare. No. Ah, ma è normale che bruci? No, fai vedere. Vuoi dire cos'è? No. Ok. Vai. È un oggetto. Sì. Ok. Però non proprio un oggetto. Non è una persona? No. Ok, è un sentimento? No. No. È un oggetto che non è proprio un oggetto. Sì, diciamo sì. Che quella parola non è proprio dell'oggetto. Cioè non è proprio l'oggetto. È un aggettivo dell'oggetto. È un sì, aggettivo sì. Di un qualcosa. Sì, 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 ecco. Sì, per farti capire, sì, è un aggettivo. Non è proprio un aggettivo, ma di un oggetto. Sì, hai capito. Okay. Sei sulla strada. Grasso. No. È in questa stanza? Sì. È un attributo. Però è un caso che sia in questa stanza. È un attributo di un oggetto. No. No. È un caso che sia in questa stanza. È un caso. Sì, non guardare in giro. E se adesso si deve. No, devi guardare dritto. Cos'è fuori luogo? Devo guardare. No, no, guarda dritto. È un qualcosa di fuori luogo che normalmente non c'è qui. No, 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 no. Polizia. Può essere in tutte le case. Hai detto una cosa che c'entrava da morire. Qua è di quale? Hai appena detto la parola che c'entrava da morire. Fuori luogo. No. Pulizia. A proposito, non mi si è staccata la ciabatta che avete abitato con la vite? Che ha abitato. Infatti, ha abitato. Scopa. Però è un oggetto quello. Quindi. Infatti, non, certo, non è proprio un oggetto, è una specie di aggettivo, tra virgolette, che però non è un aggettivo. Inerente a un oggetto per pulire. Sì, bravo, sì, molto bene, bravo. Scintillante. No, però c'è. Però hai capito. Impolverato. No, non c'entra. Ho capito, potrebbe essere. Ti ho detto che non è proprio un aggettivo. Ce l'hai sulla punta della lingua. Non penso proprio. Proprio, no, proprio. Proprio. Andre, ti giuro, è facilissimo. Smile era facilissimo. Allora, questo... è una cosa che tu utilizzi spesso. Cioè, questa cosa che è scritta in testa, tu l'utilizzi spesso. Almeno 3 volte a settimana. Ed è inerente a te, a me. A un oggetto di pulizia. Sì. Anche. Stupendo. No. Non riesco a capire. Lo so. Ma se c'entra con te è beautiful. Amore mio. Dilli che non era beautiful. Chi ne sa? Luminoso, raggiante. Unico. No, è che tu ti stai soffermando sull'aggettivo, ma è una cosa che c'entra con questo oggetto, ma non è l'aggettivo. Ma non vuol dire tutto, non vuol dire niente. Vuol dire che non è il divertente. Modo di essere del, non è il modo di essere di questo oggetto, ma è proprio unico. Ti aiuto tantissimo con? Una cosa. Allora, tu hai aperto il canale per fare i soldi. Esatto, c'entra con questo. Non c'entra niente. Sì, nel senso che costoso. Esatto. La parola è costoso. No. No. Però pensa a tutto quello che ho detto, aggiungi costoso, c'è solo una cosa che può essere.
Computer? È costoso? No, allora. Non ho capito. Partiamo dalla capo. Che suggerimenti sai? Che è inerente a di pulizia. Ok, costoso? Costoso. Dyson. Bravo! Ti giuro, era la prima cosa che volevo scrivere. Ma perché ho visto qualcosa lì per terra e tu hai fatto la stessa identica cosa. Era la prima cosa che volevo scrivere, ma voi vedete, è troppo facile Dyson. Scusa, è una marca sta cosa. Non potevo dirti aggettivo, era la marca. Beh, è un nome. Posso farti un altro io adesso? Mi è divertito troppo farti indovinare. Sì. Bellissimo. Ok. Beh, il Dyson è unico comunque, quindi ci ho preso anche con unico. Allora. È lunghissimo. O ti stai scrivendo sulla mano o è lunghissimo il nome. Parallelepipedo. Chiudi gli occhi. Non sono chiusi. Ci basta, telecamera dopo non andando. Qua e non è focus. Chiudi gli occhi, guardo qua se si vede. Ti tengo chiusi per altri 5 minuti, mi addormento però. Ok, sì, si vede. È un trauma comunque tenere gli occhi chiusi per troppo tempo. Ah, okay. No, per la luce. Ra barbaro. Ra o re? Re barbaro. Perché re? Il re dei barbari. Ravanello. No. È un oggetto? No. Devi smetterla, è una persona? No. Quindi è un sentimento? No. Quali altri sottogruppi ci sono? Pensaci. Allora. Ne hai dimenticato uno importantissimo. Oggetto. Mm-hmm. Sentimento. Persona. Manca quello. Ne manca uno importantissimo. È un... No, proprio. No, dai, Andre. È la tua vita. Cosa vuol dire? Lo schifo non è un gruppo. Dai, è la tua vita. Ti giuro che non sto capendo se è al di fuori di... Ah, un cane, un animale. È un animale. Ippopotamo. Ma cosa c'entra? Perché è lunghissima la parola. No, no, no. È un animale. Magari ho segnato delle cose per ingannarti. Non è volatile. Non è volatile. Oh, siccome è facile, adesso posso dire solo sì, no, sì, no. Infatti è volatile? No. No. Perché ho detto no. Ah, Leo, che okay, ma io la tagliamo in produzione. Ok. È acquatico? Anche. No. Tartaruga? No, non è acquatico. Ha quattro fratelli ninja? No. Ok, non è acquatico comunque. Non è acquatico, quindi è di terra. È della savana? Aspetta, incominciamo. Penso... È estinto? No. Ok. Penso che possa anche far parte. Non è domestico? Savana. Opossum? Non lo so se è domestico. Dimmi qual è. Te lo dico io se è domestico. Potrebbe essere addomesticato. Beh, dimmi qual è così ti dico. È domestico. Cosa intendi per domestico? Che puoi addestrarlo? No, che sta in casa. Penso che comunque... Quindi no? No, penso di sì. Ok, qualcuno di noi ha mai avuto... Qualcuno che conosci ha mai avuto questo animale in casa? Sì. In fattoria? No, in casa. È piccolo? Non penso. Oh no, e sì? No. Okay. Dipende, appena nato è piccolo. Morde? Non mi serve a sapere niente. È velenoso? Sì. Ha quattro zampe? Da. Ha zampe? Da. È un serpente? Come? Un cobra. No. Devo dire gli tipologie di serpenti? Ma chi le sa? È molto facile, pensa ad Alessio. Un serpente pelato. Lo sapevo, ma... È la prima cosa che mi viene in mente è quella. Non è un serpente pelato, ma è una tipologia di serpente che c'entra con Alessio. Allora, che cosa fa Alessio nella sua vita? Non dorme. Ok, cosa gli piace molto? Non si può... Una cosa che si può dire che gli piace molto? Giocare a Harry Potter. E quindi? È un serpente nerd? No. Oltre a giocare a Harry Potter. E cosa gli piace? La musica. Quindi? È un serpente canterino. Un serpente suonatore. No. Un serpente batterista. Ci sei quasi. Un serpente flautista. Ma Andre, te ne deve venire in mente uno di serpente. A sonagli? Bravo! Ma è stupidissimo, cioè, era troppo stupido. Ma che ci hai messo? Siamo a 18 minuti. Perché non sei capace tu. Ti è piaciuta questa? Sì, ti faccio l'ultima io allora. Ok. Fammelo facile stavolta. Sì, sì. Anche perché sono le 51 e io devo essere al parchetto con le mie amiche tra poco. Ok. Adesso mi scrive Entero Germina. No. Volevi scrivere Entero Germina? No. Per la vostra flora batterica. Un attimo che dico le limite del parchetto. Persona. Aia. Persona. Attaccare. No. Oggetto. Smile. No. Sentimento. No. Animale. No. Dammi un indizio. Tanto è l'ultima, quindi vi dammi un indizio. Io posso rispondere solo sì e no. Perché è facile. L'indizio è... È una tua priorità, anche prima di Dante, Quindi escludi già la gravidanza e robe varie. È un cibo? No, però potrebbe centrare. È una bevanda? No, però potrebbe centrare.
C'è una cosa che metti in bocca? Fisicamente quella parola no. Il contesto sì. Sì, il contesto sì. È facile, lo so che è facile. Allora, è un qualcosa che nel contesto metti in bocca, tipo non so, per dire, la pizza la metti in bocca, ma... Se non ha le acciughe. Acciuga? No. Pomodoro non è un cibo? No. Dammi un altro indizio, tanto siamo a 20 minuti, quindi mi devi aiutare. Ma è facilissimo, hai già, tutti... Cioè, è inerente nella... Cioè, hai detto che è cibo, non è un cibo, però è il contesto è quello. Col cibo cosa fai tu? Lo mangi. Pensa. Mangiare. Ok. Quando è che mangi tu? Mezzogiorno. No. Pranzo. No. Fare la cacca dopo che hai mangiato. No. Probabilmente dopo fare la cacca. Ah, dopo fare la cacca, pulirsi con la carta igienica. No. Dopo. Ah, ok, va bene. Digestione. No, se tu mi hai scritto digestione. No, non è digestione. Pancreas. No. È un oggetto il pancreas. E invece questo è un... Non so definirtelo. Succo gastrico. No. Ma ci sono? No. Sono molto nello specifico, ma è un po' più, è molto più... Ma è una cosa che dove trovo? Una tua priorità. Già solo con questo dovresti... Non è che hai molte priorità. L'estate è... La cannuccia. Può centrare, ma non è quello. Lo zucchero. Può centrare, ma non è quello. C'entra nel contesto. Cibo. Esatto, quello è il contesto. Mangiare. Sempre il contesto. Bene. Anche. Fa parte sempre del contesto. Catena alimentare. Se tu unisci tutte queste cose, cosa stai facendo? Assimilando il cibo. Esatto. Ci sono varie tipologie di questa assimilazione del cibo. Tipo pranzo. Colazione. No. Merenda. Merenda. A proposito dell'ora della merenda. Esatto. Mangiare. Era l'ultimo indizio. Ok, bello. Perché bello, l'altro bello. Era, una volta finito questo video, cosa farai tu? Merenda. Esatto. Va bene, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo salutare Santiago oggi. Ma la città o le persone che si chiama Santiago? Uno solo che si chiama Santiago e tre che abitano a Santiago. Ok, sì. Ciao! Solo voi quattro e basta. Quindi posso spegnere? Sì, tanti proverbi arrivano la settimana prossima. No! Ma è così, l'han detto. Ciao! Ciao!